Secondo il botanico Carlo Argenti, l'orchidacea che vediamo in queste immagini è la Dactyloriza maculatiformis, un ibrido tra la Dactyloriza incarnata, della quale ha tutte le caratteristiche nella spiga fiorifera, e la Dactyloriza maialis, che ritroviamo nelle foglie decisamente maculate. L'habitat dove l'abbiamo rinvenuta è una specie di torbiera con acqua stagnante in una zona montana vicino al capoluogo. Il nome, che a suo tempo è stato dato a questo genere di piante, è formato da due parole greche, dito e radice, e si riferisce ai tuberi suddivisi in diversi tubercoli di forma digito palmata. Quello della specie, che in realtà è un ibrido, evidenzia la sua somiglianza, come già precisato, con le foglie della Dactyloriza maialis. L'habitat naturale di questa orchidacea sono i pascoli e i prati umidi, gli acquitrini e le torbiere. Un tempo la pianta era piuttosto comune, ma ora purtroppo è divenuta rara, tanto da essere considerata una specie a rischio di estinzione a causa della progressiva compromissione degli habitat di crescita. Come diverse congeneri, la nostra orchidacea, durante la stagione fredda, non presenta organi aerei, ma ha dei bulbi sotterranei che l'anno successivo produrranno nuovi fusti, foglie e fiori. Come possiamo vedere, il fusto è glabro e spesso appare semiricoperto dalle foglie basali. La loro forma è lanceolata lineare e possono essere sia radicali sia cauline. Di colore verde intenso, presentano delle evidenti maculature più scure sulla pagina superiore. L'infiorescenza appare densa, con una cinquantina di fiori e di forma allungata, quasi cilindrica. I fiori, che si trovano alla ascella di brattee lanceolate, appaiono di un bel rosa carico, con striature porporine, e presentano il perigonio composto da due verticilli, con tre tepali ciascuno. Rara in tutta la penisola, la nostra Dactyloriza, nel bellunese è ancora presente in limitate stazioni della fascia collinare montana, di preferenza su terreno calcareo.